Eccoci qua con mister Favarato, uno 0-0 che forse rispecchia quello che si è visto sul campo, nel senso un punto ciascuno, la divisione della posta. Ci sono state due palle che hanno sovrato di poco la traversa da parte vostra, una grossa occasione nel primo tempo per Portogruaro. Non sembra che ci sia stato molto di più, lei come l'ha vista? Sono d'accordo, una partita giocata prevalentemente a centrocampo, diciamo. Noi si veniva da un periodo un po' così, volevamo in tutti i modi muovere la classifica e abbiamo incontrato secondo me una squadra che in questo momento qua è in forma perché viene da 3-4 risultati utili consecutivi se non sbaglio, quindi per noi era molto importante muovere la classifica, fare una prova di carattere. Diciamo che il campo non ha aiutato né noi né loro, è venuta fuori una partita combattuta, poche occasioni da gol, credo che il risultato di parità sia giusto. Sì, infatti il campo stava per penalizzarvi proprio voi perché il portiere... Sì, noi diciamo che per caratteristiche cerchiamo di giocare più palla a terra anche perché non abbiamo giocatori di fisici, diciamo, a differenza del Portogruaro che secondo me è una squadra più, diciamo, più completa perché ha giocatori di esperienza, di qualità e anche fisicamente li ho visti prestanti. Sì, io mi riferivo anche a una palla verso la fine che ha rimbalzato davanti al portiere che avete rischiato, è stato bravo. Sì, però sono sempre state, diciamo, delle occasioni un po' così nate, sporadiche, cose casuali, dico io. Allora, per chiudere questa breve intervista, obiettivi vostri a questo punto del campionato? Noi siamo partiti per salvarci e quello è il nostro primo obiettivo. Chiaro che adesso a 5 partite alla fine dobbiamo essere bravi a sfruttare, diciamo, il momento. Ci sono tante squadre che possono fare i playoff, perché adesso i risultati non li ho sotto mano, però penso che Conegliano, Portogruaro, noi, San Gaetano, Oderzo, Venezia, insomma ci sono parecchie squadre. Chi riuscirà a essere più concentrato, che ha più determinazione, si meriterà di fare i playoff. Bene, grazie mister.